Riprendiamo la nostra rassegna stampa e la concluderemo con la presentazione della denuncia che abbiamo presentato oggi, 11 novembre 2015, 2778, ab urbe condita. Allora, mentre abbiamo parlato nelle precedenti trasmissioni di questo personaggio, che si chiama Saguto, personaggio di uno squallore assoluto, ma proprio veramente inarrivabile, inarrivabile e inenarrabile, fa schifo come donna, fa schifo come comportamento, proprio schifo. Allora, ne parleremo magari un'altra volta. Per riagganciarci alla dinamica sociale sottintesa agli articoli dei giornali che stiamo per leggere, però voglio leggere prima di tutto un chiarimento relativo a un opuscoletto piuttosto interessante che ci è stato dato a suo tempo. Però c'è questa frase qui che voglio leggervi, che è importantissima. Allora, chi non capisce, dopo aver sentito quello che c'è scritto qui, veramente è uno stronzo totale. Con rispetto degli stronzi, col massimo rispetto. Spiegazione essenziale. Si segua questo percorso. Viene creato una valuta che non è di alcuno Stato. Viene messa da banche centrali direttamente nelle riserve dei mercati di capitali privati, banche, assicurazioni, fondi pensione privati, eccetera. Si uniscono 17 stati sotto questa valuta e li si priva delle loro precedenti valute nazionali. I 17 governi dovranno sempre batter cassa presso i mercati di cui sopra per ottenere la moneta con cui attuare la spesa pubblica. No, ma io mi domando, come cazzo hanno fatto i nostri governanti per generazioni? Ma quelli sono dei delinquenti e dei venduti. A non capire un'essenzialità come questa. Cioè, uno che studia le prime basi di filosofia della politica o della scienza politica o di scienze politiche o di geopolitica o di statistica e cose del genere, come prima base deve avere il concetto dello Stato, sì, ma non da cui deriva tutto il resto. Non hanno nessuna giustificazione, a parte che noi proveniamo da una concezione dello Stato che è tipica dello Stato etico, per cui certe cose per noi sono logicamente inammissibili, ma questi sono puri delinquenti. Non ci sono vie di mezzo, per noi sono pure delinquenti e lo sono nei fatti. Proseguiamo. Poi raccontiamo dopo che abbiamo fatto oggi. Esattamente. Si uniscono 17 stati sotto questa valuta e li si priva della loro precedenti valute nazionali. I 17 governi dovranno sempre batter cassa presso i mercati di cui sopra per ottenere la moneta con cui attuare la spesa pubblica, esattamente come un cittadino che fosse sempre costretto a indebitarsi con la finanziaria sotto casa per mantenere la famiglia. Ecco nata l'eurozona, così funziona la moneta euro. Diciamo meglio, se io domani, per mettermi le mutande che fino all'altro ieri quando mi sono spogliato le ho messe a capo del letto, e uno me le viene a prendere durante la notte, ti dobbiamo prendere le mutande, dice, per cui domani, e allora le devi comprare una nuova tutti i giorni, no? È la stessa cosa. I debiti pubblici di questi stati, precedentemente denominati in una valuta di loro proprietà, attenzione, i debiti, allora chiariamo meglio le cose. Quando uno viene da me e mi dice, mi devi restituire una tazza che ti avevo prestato, io gli restituisco la tazza. Ma metti caso che in quel momento lì la tazza si è rotta, quello vuole, no? Vuole l'equivalente in moneta. Allora la logica sarebbe che io gli dico, quanto valeva in lire la tazza, no? Che mi hai prestato? Ah no, dice, adesso vale 100 euro. No,
perché tu me l'hai prestata in moneta lira, non in euro. Io non so che cosa significhi la valuta euro, quindi tu pretendi una cosa che non puoi pretendere. È estorsione. I debiti pubblici di questi stati precedentemente denominati in una valuta di loro proprietà vanno ora ripagati in quella valuta estera, cioè di qualcun altro, come se all'improvviso l'intero debito degli USA fosse trasformato da dollari in yen. Allora che cazzo di significato ha la moneta se tu gli togli la denominazione e il significato intrinseco di quella denominazione? Non c'è cambiabilità, perché anche da questo punto di vista l'intercambiabilità è falsa, perché la crei tu a monte. Io spero che le persone capiscano quello che intendo dire. Ne consegue che alcune economie fra quei 17 paesi si ritrovano schiacciate non da eccessivi debiti pubblici, che sarebbero logici, naturali, fisiologici, ma da debiti pubblici divenuti eccessivi perché denominati di colpo in una valuta straniera. Guardate che no, soprattutto da una valuta non agganciata a nulla di reale. Esatto, esatto. Non può essere reale una valuta fasulla. Laddove... No, una valuta che è creata dal nulla. Allora, laddove la valuta è creata tutta in riferimento a un quantitativo di oro, è chiaro che esistono, rispetto a quello, dei rapporti degli valutari. Obbligi, certo, degli obbligi. Se io cambio la lira, per cui una lira equivale a un chilo, no, di oro, e le cambio con un dollaro, il cui un dollaro equivale a 2 chili d'oro, è evidente che la lira vale metà di un dollaro. Ma se non c'è questo punto di riferimento, è tutto campato per aria, tutta sopraffazione, tutta soperchieria. Ok, spero di averlo chiarito. Adesso leggiamo così molto velocemente i titoli di questi giornali per far vedere quanto i media italiani non rispecchiano la realtà sociale nella quale noi viviamo. Allarme Derby, repressione per i violenti. Allucinante. Attac, un commissario per 2 anni. Allora, a parte il fatto che era quello che il Papa voleva, e che volevano in tanti, eliminare i capoccia di questi enti pubblici denominati e nominati per conto del regime della capitale Roma, per metterci dei prefetti più o meno denominati. Ma questi commissari a chi rispondono? Perché il bello è questo. La proposta sul tavolo del Premier Renzi, rettiglieri supervisore ai trasporti fino al 2017, nuova bupera sull'azienda, 2,5 milioni ai legali esterni, arriva all'alto là di Cantone, gli hanno dato 2,5 milioni di euro ai legali esterni dell'ATAC, cari amici, a chi la raccontate? Forse ci saranno anche quelli che hanno tentato di aggredire noi. Può anche darsi. E che hanno dovuto rimangiarsi abbondantemente. Questa è la cosa più bella. ATAC, doppie file. Vedete com'è facile? Questi qui dell'ATAC dicevano adesso facciamo la raccolta, facciamo tutto a posto. Ma basta... l'AMU, dell'AMU. Scusa, l'AMU, scusate, AMA, dell'AMA, dell'AMA. Facciamo la raccolta, ci pensiamo noi, adesso vedrai, vedrai che roba, tutto guadagno. Basta mettergli delle macchine davanti e la raccolta va a remengo, cari amici, capito? Attentati, voli sospesi per l'Egitto. Adesso ormai sappiamo che i russi hanno beccato i veri attentatori, che era gente della CIA in un modo o nell'altro legata alla CIA. E hanno tirato missili israeliani e non russi, come avevano detto. Esattamente. Perché qualcuno diceva, no, è una bomba che hanno messo in un motore. Allora, sì. Il motore è
il punto focale in ogni senso del termine, dove va a finire un missile a ricerca di calore. Certamente. Di fonti di calore. Ed è quando scoppia un motore, il 99% delle volte è dovuto a questo motivo. Allora, leggiamo gli altri. Ciclista ucciso da un minorenne, ma il pirata rom è già in libertà. Ora, se uno piglia... L'hanno beccato la notte e la mattina era fuori. Esattamente. Vi auguro, cari amici, che volete dare ragione al pirata rom... Andate a far ammazzare... fatevi ammazzare i vostri figli. Voi e i vostri figli. Ve l'auguro vivamente, guarda. Porterò un cero alla Madonna. A Sant'Ignazio di Loyola. A Sant'Ignazio di Loyola. A Sant'Ignazio, poi ti dico. Quale Ignazio? Ignazio marito o Ignazio quell'altro che si è fatto ripulire il buccio del culo? Tutti. Attentati volo sorpresi per lo Gito. Con 15 stelline e salti i controlli. Così è nata la pista dei terroristi. Regioni, il governo salva i bilanci. Allora, i bilanci delle regioni, che se c'è qualcosa di lurido, di sporco sui bilanci delle regioni, il governo li ha salvati e viva l'Italia. Salva l'unità, pensa un po'. Allora, il Papa... Ha salvato l'unità. Certo. Il Papa, che tristezza questi vescovi affaristi, spunta un altro colpo. Eccolo qua. Questi vescovi affaristi, che l'ha scoperto adesso. Poi è triste. La storia del papato è tutta intrisa... E diciamo impregnata addirittura di malaffare, di razzie. Invitiamo di i nostri amici a vedere i video che abbiamo fatto qui in questo stesso giardino. Ah, giusto, meno a documentare portato. A documentare gli accordi tra la Chiesa e gli ebrei per spillare i soldi ai poveracci. Povertà, piano INPS sul reddito minimo. Ma Renzi dice no, e cazzo, ti immagini? Renzi dice no. Perché dice no? Perché devi salvare i suoi baroni, devi salvare le persone che gli fanno da contorno, è chiaro? Ecco. È chiaro? Dai che sennò non riesco a leggere. E qui abbiamo Mafia Capitale, scintille in aula, IPM, processate le mano. Beh, questo potrebbe essere qualcosa di logico, ma intanto cominciassero a processare ieri sera quelli che ci stanno è stato adesso. Intervistato sì. Da Le Iene, ha detto che lui non c'entra niente. No, no, come no? Lui non c'entra niente, lui andava in giro a fare le scalate in montagna, no? Aerei e allarme IS, Putin si arrende, alta i voli in Egitto. Putin si arrende, ma Putin non si è mai arreso. Ha ritenuto opportunamente e strategicamente di evitare di rischiare. Ma mi pare ovvio, perché gli avrebbero messo un'altra bomba. No, gli quelli avrebbero della lanciato CIA, un altro missile. O gli avrebbero lanciato un altro missile, quelli della CIA. Nella speranza magari di trovarlo no, lì, ha fatto, a lui no. Ha fatto meglio, ha fatto arrivare dall'area del Don e dell'Ural le forniture per i missili aria-aria. Mi pare giusto. Perché continuano a rompere il cazzo in Siria gli israeliani e gli americani, e lui c'ha il mandato del governo legalmente. Esattamente. Costituito, ha detto chi mette piede in Siria so cazzi acidi. Mi pare li ovvio, era giù, ora. Li butto giù. Esattamente, esattamente. Quindi aspettiamoci che qualcuno viene buttato giù, non solo gli aerei civili russi, ma anche ma soprattutto quelli da guerra. Militari falsamente non americani. Francesco, chi predica la povertà non può avere lo da fare. Lo stesso va detto per i francesi, eh? L'ha già detto tu. Me ne frega un cazzo. Ma è naturale. Io vi butto giù. E mi fa, poi si è detto avvelenato per le due fregate che non gli hanno consegnato. Ma ti immagini. Francesco, chi predica la povertà non può vivere da faraone. Allora, questo è un falso sostanziale. Il fatto che Francesco viva in un appartamento di 50 metri quadri non cambia e non trasforma la ricchezza intrinseca della Chiesa. Allora, no, c'è un amico nostro che è un povero testa di cazzo, di quelli che crede ancora alla Befana sul serio. Ma la Befana è vera, sono cazzate che raccontano questo. Allora, il quale ieri ha confutato la nostra denuncia, non neanche sapevamo fatto la denuncia lui, ha confutato la tesi proposta da qualcun altro, che adesso non mi ricordo chi era, che diceva che la ricchezza... Ah no, ha scritto
che circola in rete da qualche anno la bufala che il Vaticano sia possessore di ricchezze enormi. Wow. Allora lui dice, faceva vedere un numero dell'Avvenire di ieri, esatto, che diceva che il Vaticano dei preti, c'è lo 0,65% delle proprietà immobiliari a Roma. Allora, questo è vero, in senso stretto è vero, perché il Vaticano è una delle tante consociazioni, confraternite, congreghe di qualunque genere, società per azioni, che si chiamino in il nobile collegio romano dei revisori dei conti vaticani, o si chiami Vaticano, a casa mia non cambia un cazzo. Quello che controlla il tutto è il Vaticano, e che poi ci abbia 200.000 denominazioni sociali che sono... Anzi, sono tutte così, perché si deve coprire, no? Certo, allora che si chiami in 200.000 modi non cambia niente, la sostanza è che il Vaticano controlla a Roma circa un quarto degli immobili abitativi di valore, certo, quelli, non controlla quelli allo sprofondo, quelli del centro di Roma, nel centro di Roma. L'hanno detto al TG ieri. L'hanno fatto vedere, hanno cominciato a farle vedere. Ma basta andare al cadastro, per la Madonna. Vai al cadastro e vedi se è vero o no. Fine della storia. E questo ieri mi viene a dire: no, tutte puttanate, è per sminuire, per sputtanare il Vaticano. Ma come? Cioè, c'è poco da sputtanare. Qui parliamo di cose solide, che solide, concrete, più solide di una casa. Che cazzo c'è? Allora, questi veramente. Ma scusate, cari amici, secondo voi Roma città aperta? Nel 43-44 perché buttavano giù gli immobili? Quelli che contano di più. Infatti, non San Pietro. Non è che gli hanno buttato giù San Pietro, gli hanno buttato giù il Tiburtino Terzo. È naturale, che erano case popolari, lui non c'aveva il cazzo da rimettersi. No, ma c'è andato lì a fare. Erano il le santone. Case che avevano costruito i fascisti. Esattamente. Oltretutto. E poi è andato lì a fare il santone, lui che salva, dalle. Dalle tarme, no? Andava a salvare dalle tarme, capito? Allora tutti là, vive il Papa, intanto 1500 sono morti. Perché ovviamente dovevano bombardare lì, perché non avrebbero potuto bombardare altre zone. È certo. Con questo finiamo e poi iniziamo a parlare della denuncia che abbiamo fatto. Obama blocca il mega oleodotto, vittoria verde alla vigilia di Parigi. Ma guarda. Allora, i verdi non vincono proprio niente. Non vincono mai. Se sono, vincono qualcosa è in funzione di quelli di cui loro sono messi a copertura. E Obama in particolare, diciamo un nome che vale per tutti. Sì. Soros. Benissimo, grandissimo, grandissimo verde. Proprio il verde sono particolari. No, i colori. Ah, Soros, ci piacciono i colori. Il verde, l'arancione, il viola. Mi piacciono i colori. È un artista. È un artista mancato. Dopodiché a te la parola per la presentazione. Allora adesso chiudiamo qui e apriamo un'altra. No, continua. No, dobbiamo chiudere perché, e se no non ce la facciamo. Eccolo qua.